un'abitudine a considerare la donna presente nel fenomeno estetico solo come casalinga. La scienziata veniva presa in considerazione, non l'artista. Negli anni 70 è cominciato la grande contestazione e la donna ha unito alla sua volontà di inserirsi nella cultura anche la propria polemica per quello che aveva dovuto subire nel passato. La emarginazione della donna nella cultura è molto antica. La donna era quella che tesseva, che stava in casa. Difatti, in molti lavori delle donne che sono state attive nella verbovisualità dagli anni 70 in poi, molti ricorsi che certamente pescavano nell'inconscio proprio ai segni della tessilità, che sono anche strettamente legati ai segni del linguaggio, anche nel nostro parlare comune, perché si dice la trama del racconto, il filo del discorso. Questo rispecchiava un malessere inconscio. La presenza scarsa di donne in questo settore era data intanto dalla minore informazione che la donna riceveva di quello che andava maturando, ma poi anche perché questo settore prendeva molto di mira tutto quello che avveniva al di fuori dell'ambito domestico. C'era una socializzazione dell'arte, dei temi, dell'iconografia dell'artista. La poesia visiva nasce già col futurismo, con le tavole parolibere del futurismo. La grande spinta verso una visualizzazione dell'elemento linguistico nasce proprio col futurismo italiano. Siamo tutti figli del futurismo italiano, sebbene per motivazioni completamente diverse, in alcuni casi anche opposte. Poi nacque in Italia un fenomeno particolarissimo che venne chiamato proprio poesia visiva. Fu fondato a Firenze ed era un'espressione di tutta la trasgressività anche studentesca di quel tempo. Portava avanti una critica sui mezzi di comunicazione di massa e voltava di segno con collage, con ripetizioni, tutto quello che veniva pubblicato e soprattutto prendeva di mira il consumismo che andava dilagando. Mirella Bentivoglio è artista e critica, una delle pioniere della poesia visiva. A partire dal 1966 ha lavorato sulla parola immagine e ha approfondito il potenziale espressivo del linguaggio e della scrittura. Attraverso tecniche diverse, dal collage al fotocollage alla serigrafia, l'artista ha manipolato lettere, parole, segni fonetici, immagini, oggetti, attraverso ironici giochi verbali, con l'intento di moltiplicarne i significati, alternandone il valore semantico. Nel suo lavoro si è dedicata con particolare attenzione alla donna e al suo processo di emancipazione. Io personalmente ho portato molto il mio discorso sull'oggetto. Io usavo oggetti come parole, creavo delle metafore tra l'oggetto che significava la propria funzione o la propria forma e alcune parole che aggiungevo. Da lì lo portai addirittura sul territorio, per cui molti dei miei lavori divenivano azioni, sempre col ricorso di lettere alfabetiche che diventavano delle sculture.
noi siamo chiusi dentro i limiti della comunicazione verbale. La poesia è questo, riuscire a dire tante cose diverse, ma solo lo si può fare ricorrendo anche all'immagine, che creino un significato aperto. Il titolo dell'opera è Il cuore della consumatrice ubbidiente. Notai che mettere specularmente, raddoppiare la C, se queste due C venivano unite a formare un cuore ed erano già pronte per la loro stessa forma a formare un cuore, io non ho cambiato nulla, l'oca veniva fuori da sé. L'oca è la donna che è una grande alleata del consumismo. Il logo della Coca-Cola è bellissimo ed è molto convincente. Il poeta si vale molto spesso dell'abilità del grafico, ma poi volta di segno. È proprio il contromessaggio. Una critica, un modo di aprire gli occhi a questa donna, definendola oca, come è già in un certo senso implicito nel logo.